tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Finalmente un video diverso in cui non vedete solamente le mie manine, ma vedete anche la mia faccia, perché ebbene sì, fa più freschetto, perché siamo quasi ormai ad ottobre, non fa più quel caldo tremendo che fa qui l'estate, quindi non sto più con i capelli improbabili e quindi posso fare dei video in cui anche mi vedete in faccia. Spero che siate contenti, così magari posso fare anche dei video un po' diversi, non solo i soliti video, insomma, in cui vedrete solo le mie mani e le mie creazioni, ma magari anche qualche video tag o qualche video così chiacchiericcio, così parliamo anche un po' e ci conosciamo meglio. E vedo che il canale sta crescendo, quindi mi farebbe piacere appunto che mi conosciate di più e penso che questo sia un ottimo modo per interagire ancora di più. E oggi non sarà un video solito che sto facendo ultimamente su magari le scopriamo le creazioni in resina, ma sarà un video haul e non di acquisti ma di regali che mi sono stati fatti dal mio ragazzo. E sto parlando di acquisti fatti da Tiger. Vi starete chiedendo, ha aperto Tiger a Lecce? Anche no, purtroppo non siamo ancora arrivati a questo miracolo. Anzi, se siete d'accordo, cartopazze che mi ascoltate, a fare una petizione per fare aprire Tiger anche qui da noi, o magari nel sud, fatemelo sapere che magari ci mettiamo d'accordo. Ma il mio ragazzo è stato a Pescara e io la prima cosa che ho fatto è stata quella di dire, forse ci sarà un Tiger a Pescara, fatti un giro e vedi se la trovi. Infatti così è stato e è stato così gentile da prendermi e regalarmi tante belle cosine. Avrei voluto qualcosa magari della nuova collezione, però purtroppo mi ha detto che il Tiger di Pescara era più incentrato sulla casa e quindi c'erano poche cose magari di sticker o comunque di cartopazia in generale, e questo mi è dispiaciuto un po'. Però comunque già il fatto di avere delle cose da Tiger per me già è tantissimo. Quindi niente, io vi lascio il video, ci spostiamo sul tavolo così vi mostro e provo con voi le cose che mi ha regalato il mio ragazzo. Io lo ringrazio tantissimo e lo amo anche per questo. E io niente, vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, c'è un pulsantino qua sotto con la scritta iscriviti, cliccate là sopra, lasciatemi tanti mi piace e niente, ci vediamo nel prossimo video, ciao! Allora, iniziamo da queste bellissime penne che sono a gel, credo, e quindi adesso le proviamo. Bellissime! Sono a gel, bellissime, perfetta. Poi abbiamo queste gomme qua, che io appena l'ho visto ho detto what's? E invece poi ho letto che c'era scritto eraser pen, quindi ho detto sono delle gomme e credo che si mettano qui dentro e poi man mano escano. Sono bellissime. Poi abbiamo sempre come penne questi pennarelli bellissimi che dovrebbero fare queste forme, quindi io giustamente li proverei subito e prenderei il rosso e vediamo un po' come funziona. Allora, non so se volete notare, ecco, ma il pennarello è fatto in questo modo, forse così lo vedete meglio. Sì, quindi quando scriverà con tutti le bellissimo. Bellissimo. Che carino. No, vabbè, stupendo. Approvati questi pennarelli. Vabbè, li sistemiamo dopo. E poi questi, che li avevo visti in un video, non mi ricordo adesso di chi. E praticamente sono i pennarelli che tipo stampini e fanno queste forme qua. Allora facciamo il cuore, sì. Quindi diciamo che il cuore lo fa, però tipo devo spingere così. Che carino, guardate il cuoricino che ha fatto. Oh, vabbè, adesso facciamo anche il fiorellino. Poi passiamo agli sticker e abbiamo questi qua con l'alfabeto,
poi abbiamo questi qua con i numerini e con tutti quanti i simboli. Poi abbiamo questi, guardate che carini. In teoria servono per decorare le uova, come si fa vedere anche qua. Però io li userò per l'agenda perché sono fantastici. Poi abbiamo questi adesivi bellissimi con la frutta. E ci sono tutta la frutta con la faccina. Guardate, molto kawaii. E questo credo che sia solamente un foglio. Sì. E sono anche di carta, quindi mi sa che li devo rivestire se li voglio utilizzare per la resina. E poi sempre uguali abbiamo questi altri, però sono tipo fettine di frutta senza faccina, ma sono carini lo stesso. Sì. E poi in ultimo abbiamo queste, che praticamente è un po' tipo le uova di prima, servono, ecco, per decorare così con la faccina questo cartoncino a forma di uova. Sono 12 pezzi e appunto abbiamo questi cartoncini qui ovali e poi possiamo farci la faccia, e lo trovo veramente carino. Forse mi sta già venendo qualche idea per utilizzarli. Quindi niente ragazzi, questi sono tutti quanti i miei regali che ho ricevuto da Tiger, spero che vi siano piaciuti. Io come sempre vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo giovedì con un prossimo video. Ciao!